Il decreto sicurezza bis è stato approvato proprio ieri al Senato e le ONG si disperano per questo risultato del governo. Il decreto è passato con 160 sì, nonostante 5 senatori pentastellati siano usciti dall'aula e non abbiano votato, quelli che chiamavano i senatori dissidenti, ma con differenti aiuti di altri gruppi parlamentari, il decreto sicurezza è riuscito a passare. E mentre il Partito Democratico parla di disumanità e ingiustizia, anche la ONG italiana Mediterranea scrive un giorno triste per il nostro paese. Da oggi siamo disumani. E a questo grido disperato della ONG Mediterranea si aggiunge anche quello della Open Arms. E scrivono: il decreto sicurezza bis è legge. Difficile trovare le parole per spiegare alle persone a bordo che averle salvate ha un prezzo, 1 milione di euro. Meglio multati che complici. È proprio la notizia di queste ore che la Open Arms sta chiedendo a gran voce o a Malta o all'Italia che faccia sbarcare i 121 migranti. Però la Open Arms, che è spagnola, non si avvicina né a Malta, perché ha il divieto di ingresso anche a Malta, nelle acque territoriali maltesi, e non si avvicina neanche alle acque territoriali italiane, perché anche qui ha un divieto di ingresso nelle acque nazionali italiane, e con il decreto sicurezza bis sarebbe confiscata immediatamente la nave, ci sarebbe l'arresto immediato per il comandante della nave, che dovrebbe pagare anche 1 milione di euro di multa più la denuncia per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, e c'è anche poi i costi per il mantenimento della nave quando è ormeggiata, confiscata nel porto di Licata, fino a quando la magistratura la riterrà lì da tenere in quel porto per le indagini sulla migrazione clandestina, sul favoreggiamento. Poi, quando ci sarà il dissequestro, la nave passerà direttamente di proprietà italiana o verrà anche demolita. C'è scritto proprio questo nel decreto sicurezza bis: si parla di demolizione della nave, cioè fatta a pezzi e fatta sparire, venduta come ferro o acciaio. E comunque sia, è una spesa enorme comunque con questo decreto per le ONG, che ovviamente non vogliono né perdere la nave né pagare 1 milione, perché il milione di multa è direttamente al capitano della nave e non al proprietario dell'armatore della nave. Dissidenti, ONG e sinistra, il decreto sicurezza bis è legge e Matteo Salvini non può far altro che esserne entusiasta. Il decreto sicurezza bis dà più poteri alle forze dell'ordine, più controlli ai confini, più uomini per arrestare mafiosi e camorriste, ed è appunto legge. E Salvini dice: ringrazio voi, gli italiani e la beata Vergine Maria. Grazie per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo video. Arrivederci.